Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di automobile.it. Io sono Fiona e oggi vediamo un'altra sfida tra titani. GPL contro metano, ma prima apriamo la bombola della sigla. Sarà pericoloso? Prima di iniziare iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, altrimenti gas nella pancia per tutti. Vi abbiamo già parlato qui sul canale di automobili a metano e automobili a GPL. Entrambe queste famiglie di auto sono alimentate sia a benzina che da uno di questi due gas, ma non potrebbero essere più diverse. Vediamo le differenze qui insieme proprio oggi. Beh, se volete poi guardarlo domani il video... No, oggi, lo guardate oggi con me, insieme. Come detto, infatti, il GPL e il metano sono due gas ed entrambi emettono basse quantità di CO2 e polveri sottili. Le similitudini però finiscono qui. Già il nome fa intuire che qui qualcosa mi puzza. No, non è questo. GPL è infatti un acronimo che sta per gas di petrolio liquefatti, quindi viene stoccato nella vostra auto sotto forma liquida. Il metano invece è conosciuto anche come gas naturale, essendo infatti lo stesso che emettiamo quando... No, non ve lo dico, io sono una signorina. Il metano inoltre rimane gassoso anche una volta stoccato nella vostra auto, uno gas e l'altro meno. Da qui nasce anche un'altra differenza, la quantità di GPL stipato a bordo della vostra auto si misura in litri, mentre il metano in chili. Ma non solo, il metano essendo in forma gassosa può essere conservato in quantità minori rispetto al GPL liquido. Infatti di solito le auto a metano hanno bombole della capacità totale compresa tra i 10 e i 20 kg, mentre i serbatoi di GPL partono dai 35-40 litri fino ad arrivare ad oltre 80 sulle auto più grandi. Terminiamo il discorso dello stoccaggio parlando di bombole e serbatoio. Le auto GPL sono dotate quasi sempre di un solo serbatoio di metallo tondo, posto nel vano della ruota di scorta, mentre le auto a metano hanno due o più bombole poste sotto il pianale, spesso realizzate in materiali compositi come fibra di carbonio. Ora però parliamo della pratica. Sia i motori convertiti all'utilizzo a metano che quelli dotati di impianti GPL hanno bisogno di motori realizzati e modificati ad hoc per il nuovo carburante. Sia il metano che il GPL infatti stressano di più le componenti del motore che, se non rinforzate a dovere, rischiano di perdere affidabilità e prestazioni nel tempo. Su strada fino a qualche anno fa il GPL era il vincitore, vista la limitata differenza di prestazioni rispetto al motore base a benzina. Dopo l'utilizzo di bombole più leggere e l'introduzione di motori turbo, come sulle auto del gruppo Volkswagen, però il metano si è preso la sua rivincita. Il metano infatti ha un potere calorifico più alto del GPL, un più alto numero di ottani e un rendimento termico leggermente superiore. Queste parole così forbite, in cosa si traducono? I motori a metano, che se progettati a dovere, limitano quasi impercettibilmente le perdite di potenza rispetto al motore a benzina e molto più fluidi e prestanti dei motori a GPL. Sui consumi puri invece non c'è proprio partita. Un'auto a metano infatti consuma molto meno, riuscendo a percorrere in media tra i 25 e i 40 km con un chilo di metano, contro i soli 10, 12, massimo 14 km al litro delle auto a GPL. Anche dopo aver fatto un'equivalenza tra chili e litri infatti, il metano riesce a spuntarla sul gas rivale. Anche la resa chilometrica vede vincitori il metano. Con 10 euro di metano si percorrono infatti oltre 150 km, mentre con 10 euro di GPL ci si ferma a 140. Parlando di autonomia però, l'intrigo si infittisce. Se infatti il metano consuma di meno, le bombole hanno poca capacità e quindi permettono tra i 250 e i 400 km di autonomia a metano, contro i 400 o addirittura 600 km col GPL. Non solo, molte auto a metano del gruppo Volkswagen, come ad esempio Seat Leon, hanno serbatoi di benzina molto piccoli, da circa 9 litri. Questo permette l'omologazione come monofuel, con un grande risparmio in termini di bollo e assicurazione, ma riduce l'autonomia totale a 600 km. Arriviamo ai costi di gestione. Il GPL costa meno, con i suoi 0,6 euro al litro medi in tutta Italia, mentre il metano si ferma poco al di sotto dell'euro. Un altro aspetto importante è la distribuzione dei distributori. Il GPL è molto diffuso in tutta Italia, mentre il metano è piuttosto presente al nord, ma molto più raro spostandosi al centro e al sud. In Sardegna poi non c'è neanche un distributore. Parliamo infine di soldi. Sia
al serbatoio del GPL che le bombole del metano devono essere revisionate periodicamente. Le auto GPL subiscono questa revisione ogni 10 anni e costa circa 300-350 euro e comprende la sostituzione del serbatoio. Le bombole a metano invece vengono revisionate ogni 4-5 anni a seconda dell'omologazione. Non è necessaria la sostituzione e il costo è intorno ai 120 euro a bombola. Quali sono le auto che posso scegliere a GPL e a metano? A GPL c'è un'ampia scelta tra city car e utilitarie di diversi marchi, mentre a metano la situazione è un po' un duopolio. Mamma mia come sono forbita oggi! Tra Fiat e il gruppo Volkswagen. Il gruppo tedesco infatti offre modelli a metano su tutta la gamma, dalle city car come Volkswagen Up fino a coupe sportive come Audi A5. Il mio viaggio gassoso tra due carburanti alternativi finisce qui. Se volete ulteriormente approfondire uno anziché l'altro, vi rimando ad uno dei nostri bellissimi video. Io vi saluto e ci vediamo presto, ovviamente qui su automobile.it. Ciao!